Il punto è questo, che cosa deve sapere uno psicoterapeuta? Teoricamente dovrebbe sapere tutto, il che è impossibile, si intende. Ma più cose sa, più sa di cucina, di erboristeria, di musica, di pittura, di storia, di linguistica, naturalmente di linguaggio, tantissimo. Infatti, uno dei libri che mi ero portato era Il Devoto, Avviamento all'etimologia. Perché? Perché volevo leggervi cosa dice al termine misura. Misura l'avevamo citato prima, no? Misura, ve lo leggo per intero. Da un verbo, metiri, da metis, da una radice metis, misura, che si ritrova in preciso in greco dove significa saggezza, e anche in altre aree. Di questa radice indoeuropea sopravvive, ma non importa questo, ampliata in modo diverso, nasce la definizione del misurare tecnico. Una radice men. Da questa radice deriva anche mente, mese, mensa. Quindi torniamo alla misura. La misura è quella, è la fin dove arriviamo, fin dove arriva la nostra ragione. Quando Galileo, che non aveva un sistema di misure, non c'erano i cronometri, gli orologi erano troppo grossolani, le clessidre non erano ancora attarate, quando voleva misurare il periodo del pendolo nel Duomo di Pisa, che una lampada con una corda molto lunga e quindi un pendolo molto lento, essendo anche figlio di un musicista, Vincenzo Galilei, pensò che poteva cantarsi mentalmente un tema e contare quante volte doveva cantarlo. Quella era una misurazione. La musica arriva fin lì. No, va più in là. Perché dice anche delle cose che vanno molto al di là del misurabile e del ragionevole, e sta nella parte emozionale. E fa degli effetti, ovviamente, anche corporei proprio. Basta ripassarsi un po' il libretto del flauto magico, e sulla potenza della musica c'è anche un'aria che parla proprio. Stönes Macht, letteralmente la potenza della musica. Avete presente che ci sono tre strumenti nel flauto magico? Uno è il flauto, che produce dei buoni effetti, buone idee, aiuta a superare degli ostacoli. Uno è il flautino di Papageno, che è un segnale di identità. Sono io, questo sono io, non richiamo per uccelli. E l'altro è il Glockenspiel, il carillon, che ha questa funzione magica, fa danzare i malvagi. Se ce l'avessimo sarebbe divertente. Peccato che non esiste, cioè che esiste nel libretto di Kijer Schikaneder, il collaboratore di Mozart, ma in realtà non c'è. Allora, la musicoterapia non si può fare col carillon che fa danzare i malvagi, si può fare col buon senso, con molta esperienza e con qualsiasi strumento, basta non pensare che sia magico.